Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono stato contattato da Bluetti, un'azienda che produce dispositivi per l'indipendenza energetica e che mi ha proposto di testare e di presentarvi in un video una delle loro power station. È da quando ho acquistato questa macchina che sogno di camperizzarla o quantomeno di allestirla in modo tale da poterci passare la notte dentro e da farmi qualche viaggetto in autonomia. Con una power station tutto ciò diventa possibile e quindi ho accettato volentieri la proposta di Bluetti. Una power station è un dispositivo in grado di accumulare dell'energia elettrica, caricandosi tramite dei pannelli fotovoltaici o semplicemente tramite la rete, e di metterla a disposizione per far funzionare un qualunque apparecchio che sia alimentato a corrente. Mi è stata offerta la possibilità di scegliere tra vari modelli più o meno potenti e io ho scelto questa AC180 che mi è sembrato il miglior compromesso tra potenza e trasportabilità, almeno per quelle che sono le mie esigenze. Ora vediamo com'è fatta, come funziona, quali sono le entrate e le uscite, quali sono le caratteristiche e facciamo qualche prova. Apriamo la scatola, vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, dei cavi, vediamo che cavi ci danno. Allora, questo è il cavo per la carica, si vede? Per la ricarica tramite la presa accendisigari della macchina. Questo qua è il cavo per la ricarica tramite i pannelli fotovoltaici. E questo qui è il cavo per la ricarica tramite la rete domestica, attaccandolo alla presa a muro di casa. Mettiamoli qui da una parte. Andiamo fuori la power station. Eccola qua, si è pure accesa mentre la tiravo fuori. Pesa 16 kg, quindi direi che è facilmente trasportabile sulle brevi distanze, anche grazie alle due maniglie. Volendo anche con una mano sola. Vediamo le dimensioni. Larghezza 34 centimetri. Altezza circa 32 centimetri. Profondità 24 centimetri. L'accendiamo. E vedete che sul display sono indicati tutti i parametri principali: la potenza in ingresso, input, espressa in watt, la potenza in uscita, output, sempre espressa in watt, la carica residua della power station, espressa sia in termini percentuali che in termini di ore. Adesso è tutto su zero perché il dispositivo non è collegato ad alcuna fonte di ricarica né sta erogando potenza in uscita, non c'è nulla attaccato. Se io la collego alla rete domestica, vedete che lei comincia a caricarsi con una potenza in entrata di circa 280 watt. Ci sono tre modalità di ricarica, adesso siamo in modalità silenziosa e quindi questa è la potenza di ingresso. Vado a staccare. Qui, come vedete, è rimasto su zero. Però se io vado ad abilitare gli output in corrente alternata e collego ad esempio un asciugacapelli, lo metto alla potenza minima, vedete che segna 750 watt. Sul pannello frontale abbiamo anche due tasti per abilitare la corrente continua DC, che sta per direct current, e la corrente alternata AC, che
che sta per alternate current. Che differenza c'è tra corrente continua e corrente alternata, detto in maniera proprio super semplice, super veloce? La corrente continua è quella prodotta dalle batterie ed è una grandezza elettrica con direzione ed ampiezza costanti nel tempo, mentre la corrente alternata è quella prodotta dai grandi generatori delle centrali elettriche ed è una grandezza caratterizzata da direzione ed ampiezza variabili nel tempo, con una frequenza costante che per noi in Europa è di 50 Hz. Tutti i nostri dispositivi elettronici alimentati a batteria, tipo il cellulare o tipo il PC portatile, funzionano in corrente continua, infatti hanno bisogno dei loro caricabatterie, mentre quelli che attacchiamo direttamente alla presa della 220 funzionano in corrente alternata. Questa power station ha all'interno delle batterie del tipo litio ferrofosfato che erogano corrente continua ed è dotata di un inverter, ossia un dispositivo che consente di trasformare la corrente continua in corrente alternata. Ciò significa che può alimentare qualunque tipo di utenza. E adesso andiamo a vedere quali sono tutti gli output. Abbiamo le due uscite AC, 230 volt, 1800 watt. Poi abbiamo una serie di uscite DC. Ci sono le USB A da 5 volt 3 A, ce ne sono 4. E poi abbiamo un USB di tipo C da 100 watt. Poi c'è sempre un'uscita DC, che è quella dell'accendisigari, 12 volt 10 ampere. E poi abbiamo la ricarica wireless che è posta invece qui sopra. Tutte queste uscite possono essere sfruttate per caricare più dispositivi contemporaneamente. Vado ad abilitare sia la corrente alternata che quella continua. Posso mettere caricare ad esempio le mie cuffie, vedete? Posso mettere a caricare il telefono. Nel frattempo, vediamo se mi state vedendo. Mi state vedendo? Sì. Nello stesso tempo magari posso anche azionare, vedete, adesso segna circa 10 watt in output. Posso magari anche nel frattempo asciugarmi i capelli. Adesso segna circa 750 watt in uscita. Per quanto riguarda gli input, abbiamo invece questo qui, che è quello per i pannelli fotovoltaici, e quest'altro che invece si vede? Sì. Che è l'ingresso in corrente alternata per la ricarica tramite la rete domestica. Qui davanti, accanto all'indicazione del modello AC180, abbiamo due parametri. Questi 1800 watt che indicano la potenza massima che la power station è in grado di erogare, potenza massima che può essere portata fino a 2700 watt con la funzione power lifting. Abbiamo poi la capacità della power station che è di 1152 wattora, che significa che se ci attacco un dispositivo che ha una potenza di 1152 watt potrò utilizzarlo per un'ora prima di esaurire completamente la carica della batteria. Non proprio, perché c'è da considerare anche una certa quota parte di potenza assorbita da tutti i componenti che permettono alla power station di funzionare. L'inverter, la ventola, il display. Ma quindi come faccio a sapere qual è il tempo di funzionamento stimato di un determinato elettrodomestico da tot watt di potenza? A me piace tantissimo fare i calcoli e quindi sono andato a scovare una formuletta sul manuale d'uso. Abbiamo che il tempo di funzionamento è uguale alla capacità della batteria espressa in wattora per la profondità di scarico, che è espressa in termini percentuali, per l'efficienza di conversione dell'inverter, anche questa è espressa in termini percentuali, diviso il carico espresso in watt. Dato che questa formula è valida per elettrodomestici che assorbono una potenza abbastanza elevata, facciamo un esempio con una stufetta da 1000 watt. Avremo che il tempo di funzionamento sarà uguale alla capacità della batteria, che sappiamo essere quei famosi 1152 wattora. La profondità di scarico ce l'abbiamo anche da specifiche, è del 90%, quindi moltiplichiamo per 0,9. L'efficienza di conversione dell'inverter, anche la conosciamo, è dell'85%, quindi moltiplichiamo per 0,85 e dividiamo per il carico che vogliamo alimentare, in questo caso 1000 watt. Vengono fuori 0,88 ore,
che sono circa 52 minuti. Altra cosa interessante che vi segnalo, ragazzi, è che la C180 è controllabile da remoto tramite l'app a cui si collega tramite il Bluetooth. Con quest'app possiamo fare praticamente tutto. Ad esempio, accendo la corrente continua, accendo quella alternata, eccoci qua. Se ho un carico collegato, lei me lo mostra e mi fa vedere di quanti watt si tratta. Qui sulle impostazioni generali poi posso fare tutta un'altra serie di cose, come ad esempio impostare la modalità di ricarica che vi dicevo prima. Ce ne sono tre: standard, turbo e silenzioso. Magari posso cambiarla in turbo, così la prossima volta che la vado ad attaccare lei si caricherà con una potenza in ingresso maggiore di quella che c'è attualmente, però io la lascio su silenzioso perché mi va bene così. Oppure posso accendere la modalità powerlifting, che è quella che mi consente di innalzare la potenza massima della power station fino a 2700 watt, questo però solamente se attacco delle resistenze. Posso accendere la modalità eco, insomma posso fare veramente diversi tipi di cose, e volendo posso anche spegnerla. Spegnimento. Ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che questa overview della Bluetti AC180 vi sia stata utile. Per tutti gli approfondimenti vi rimando come al solito ai link che trovate in descrizione. Seguitemi perché sicuramente la vedrete all'opera in una delle prossime avventure. Ringrazio Bluetti per avermi fornito il prodotto, ringrazio voi per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Adesso io mi incollo la Power Station e me ne vado perché fa freddino. Ciao!